Sei stanco di perdere tempo? Casa Elite Milano e vendi subito la tua casa al miglior prezzo. Scopri i nostri servizi. Casa Elite Milano, dai valore alla tua casa. Amici di Live Social, buonasera e ben ritrovati qui su Radio Lombardia. La nostra nottata prosegue e in nostra compagnia il nostro prossimo ospite è Eros Colombo. Buonasera, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao a te Eros e benvenuto a Radio Lombardia. Tu sei l'amministratore unico di Casa Elite Milano, giusto? Esattamente. Quindi siamo nel mercato immobiliare, no? Assolutamente sì. Un mercato che a Milano è molto fertile, effettivamente. Molto, non si è mai fermato, è sempre in piena crescita. E in questo è un po' un'eccezione questa città, forse. Assolutamente no? Sì, è una perla rara. E come si riesce a farsi largo un po' in un mercato che effettivamente è molto competitivo qua, no? Bisogna, secondo me, essere sempre passo avanti a tutti, cioè tecnologicamente, professionalmente, cercare di avere tutti i, come dire, tutti gli strumenti che oggi ci sono, che prima non c'erano, mentre molti concorrenti sono rimasti ancora al 95. È vero, bisogna comunque andare incontro all'esigenza dell'utenza, no? Che cerca casa, ma voi vi occupate solo di affitti, solo di acquisti o anche di affitti? Ci occupiamo di immobiliare, quindi ci occupiamo di valorizzare gli immobili, ci occupiamo di trovare le case che i clienti pensano di poter vendere a un prezzo e far capire a questi clienti che probabilmente con alcuni accorgimenti quell'immobile può valere di più, quindi ottimizzare le vendite dei nostri clienti, certo, è la cosa più importante. Io mi definisco sempre non agente immobiliare, ma sono uno dei tanti che cerca di far fare affari ai suoi clienti ed è una bella differenza. Poi facciamo affitti, facciamo tutto, cerchiamo, ripeto, di ottimizzare quello che è il nostro mestiere. Alla fine il mercato immobiliare è un mercato molto vario, no? Cioè nel senso si possono fare tantissime cose in questo settore. Certo. E diciamo che questo settore nel corso degli anni è cambiato tanto, nel senso che le abitudini degli italiani sono cambiate tanto. È vero. Non si ha più il tempo, una volta si avevano case immense con cucine, certo, gigantesche, papà tornava a casa a mangiare dopo il lavoro, non so, la una. Oggi, adesso è una pazzia. Oggi una cosa si del vive genere, un po' a no? casa come pozzetto in ragazzo di campagna. Sì, no? Esatto, cioè, il tavolino, tac. No? Però cosa succede? Che questo è uno specchio perché fa capire alla gente che il tempo è sempre meno. No? Tanto vero che cerchi casa, quando la cerchi sta casa? Ma sai che io ho dovuto cercare casa di recente, l'ho trovata fortunatamente e mi sono accorto effettivamente di alcune cose che tu sottolineavi. Innanzitutto il tempo per cercarla sta casa, e già solo riuscire a fare una telefonata con l'agente immobiliare è un delirio, ma poi anche come sono strutturate le case. A Milano ci sono tante case vecchie, no? E alcune magari non sono state ristrutturate e quindi tu ti ritrovi queste cucine piccoline e dici, ma perché la cucina piccola? No? Fai uno spazio. Poi ognuno fa un lavoro, no? Magari sai nemmeno quello potrebbe essere il lavoro da dover fare o quanto potrebbe costarti, cioè chiaro, ti spaventi subito. Quindi tu dici, ma io devo comprare la casa, poi ci devo fare i lavori, ne vale la pena, no? Il segreto è cercare di avere un 360 gradi sul mercato immobiliare, quello che cerchiamo di offrire, cioè faccio un esempio. Tu cerchi un immobile e quando sei a lavoro, in pausa pranzo, mentre mangi il toast, ti strafoghi. Sì, esatto, sei lì a guardare gli annunci. Tutti i siti, cerchi l'immobile. No? Certo. Cosa accade? Che però è un oceano, quindi tu immagina, c'è il mondo di immobili in Milano in vendita. Quindi tu guardi la metratura, guardi il prezzo, vedi due o tre foto al massimo. Devi brillare sul mercato, quindi quello che offriamo ai nostri clienti è quello di poter brillare sul mercato. Certo. Ma la stessa cosa, chi cerca casa, di poter entrare in casa nel momento in cui si sta strafogando con il toast sul computer, cioè con il virtual tour, certo, poter guardare la casa direttamente da lì, mandare un link al marito che magari è in trasferta, alla sorella che fa l'architetto dall'altra parte dell'Italia per dargli un consiglio. So, questo è importante, essere pronti subito, non abbiamo più tempo. Sì, devi riuscire a prendere quei 5 minuti e valorizzare al massimo. Assolutamente, in sostanza, sì. No? Questo è il segreto. Il segreto sta lì, e una volta che hai attirato l'attenzione, poi se la da casa lì piace, esatto, poi uno la viene a vedere, però cominciare a essere visibili sul mercato, perché tutti dicono, vabbè, metto in vendita la casa, qualcuno la vede. Non è detto, se sei in 36esima pagina io arrivo alla difficile seconda che la nausea. Sì, effettivamente questo ad esempio è un problema che su internet si riscontra molto, cioè già abbiamo, se vai alla seconda pagina, no, però già se vai sulla seconda pagina è tanto, piuttosto cambi sito, esatto, vero, alla così, fine, no? È così.
E allora, a proposito di siti, casaelitmilano.it è il vostro sito, esattamente, no? Esattamente. Che cosa ci troviamo lì? Ci troviamo tutti i nostri immobili, ci troviamo tutti gli immobili pubblicizzati con i nostri virtual tour, cioè sì. Quindi il concetto di entrare sul sito, guardare la casa, ma entrare proprio in casa, quindi farmi un 360 gradi, passare da stanza a stanza, non solo, la classica foto statica, ma proprio fare un tour per la casa. Somiglia un po' a quello che fa Google con le mappe, no? Praticamente sì, quello che si fa anche quando si vuole andare in vacanza, si guardano i villaggi, queste cose qui, no? Quindi riesce ad avere un 360 gradi di dove andrai, ecco, la stessa identica cosa. Quindi io cosa faccio? Guardo, se la casa mi piace, me la riguardo e poi magari telefono alla fine. E cioè, ecco, anche il fatto di telefonare, molte agenzie non ti rispondono se gli mandi una mail, no? No, noi sì, però anzi, purtroppo ci perdiamo buona parte della nostra mattinata. Però sì. Effettivamente uno dice, quando ci telefono all'agente immobiliare, giustamente, esatto, gli mando una mail sperando che mi rispondano. Fanno tutti così, sì. È giusto. Sì, sì. Ma senti Eros, tu che ci sei dentro, secondo te quali sono un po', qual è un po' il gusto oggi nel mercato immobiliare di chi cerca casa? Allora, ultimamente, io parlo la tendenza degli ultimi mesi, perché poi chiaramente fare un'analisi diventa un po' complicato nel tempo. Negli ultimi mesi abbiamo molte richieste di case importanti, cose che fino a qualche annetto fa o comunque un anno fa era un po' più fermo. Devo dire che case importanti superate una certa soglia economica, quindi 5, 6, 7, 8, 100 mila euro, 1 milione, incominciano ad essere molto richieste. E devo dire che stavo facendo questa analisi con la mia collaboratrice proprio ieri, non fanno mutuo, quindi vuol dire che liquidità oggi sicuramente c'è. Direi che è già a buon punto. Esatto, no? Sì, assolutamente. Qualcuno che ha messo i soldi sotto il materasso c'è, quindi. Quella non credo più, però spero per loro. La celebrerà in banca magari, sì. Però qualcuno che ha messo da parte qualcosa comincia a vedersi, insomma. Sì, no? Cominciano a sbloccare gli investimenti, magari hanno soldi sul conto, eccetera, cominciano a fare investimenti case grosse che un po' di tempo che non lo facevano. Ma sai cos'è? Magari prima uno teneva effettivamente i soldi in banca, li investiva, forse negli ultimi anni un po'. O vai dall'assicurazione oppure ti compri qualcosa. Il mercato si è stabilizzato, nel senso che abbiamo preso una bella cantonata, no? Nel senso che cambiando da lira a euro eravamo convinti di aver guadagnato un sacco di soldini. Poi c'è stato questo crollo che ci ha fatto ritornare un attimo coi piedi per terra, ritornando i valori concreti e reali. E però adesso siamo stabilizzati, quindi il mercato sta risalendo come risaliva anni fa, con l'Istat, con una percentuale graduale, ma sale. C'è da dire che Milano questo passaggio l'ha sentito di meno. L'ha sentito di meno, sì. Io leggendo si parla di un 23-25% di calo nelle zone più centrali, chiaramente più ci si sposta dalla zona al centro più si è sentito. Però sì. Sì, sicuramente Milano è una cassaforte. Allora io vi lascio tutti i contatti di Casa Elite, a partire dal profilo Instagram Casa Elite SRL, li trovate anche su Facebook come Casa Elite Milano. Il loro indirizzo mail è info@casaelitemilano.it, rispondono, Eros ce l'ha garantito, ma eventualmente contattateli per telefono allo 02 38 23 58 26. Fisicamente li trovate in via Raffaello Sanzio al numero 27. E allora Eros, io ti ringrazio di averci fatto compagnia. Grazie mille a te.